Tornati. Yes. Allora, aspetta Andre che vedo se c'è il mio accompagnatore informatico. No, quindi vi apro i microfoni. Allora, intanto magari se arriva o non arriva. Stesso discorso, chi ha volontà di parlare o di intervenire, alzi pure la mano, così gli apro il microfono. Ora poi lo ridirò quando. Ok, Riccardo, Alessandra, Aurelia. Che bello quando ci siete. Vai, Andre! E, allora, quindi scusa, allora, diciamo ovviamente da amministrato, no? Come si fa questo passaggio? Come si può proporre questo passaggio? Come me lo puoi far capire il passaggio di residenza in PEC? Perché mi sembra un po' complicato come possibilità, insomma, di comunicazione pure. Essendo sempre stato nello stesso municipio, sempre con lo stesso. Con la residenza che cambia sempre all'interno dello stesso municipio, mi sembra complicato. C'è una procedura forse un po' più specifica per dire io passo la mia residenza diciamo, in un luogo diciamo, digitale, diciamo così. Allora, partiamo dalla base. Quindi, togliendo quel concetto di etichetta, di chi può perché. Tutto chiaro? Si parte da una base che è uguale per tutti. Non è che lo può fare la polide perché, non lo può fare il cittadino italiano perché. Tutti, in virtù della non conversione in legge, dell'identità digitale, dell'ancora vigente Costituzione, la legge di questo territorio italico, in virtù della democrazia ancora vigente, della Repubblica ancora vigente, ogni cittadino ha la possibilità di scegliere come farsi ritrovare nei contatti con le forze dell'ordine. Chi è che deve, per legge, poter comunicare con ogni cittadino che si trova su quel territorio? La forza di polizia. Quindi io devo rivolgere la comunicazione della mia scelta alle forze dell'ordine. Chi comunica eventualmente anche ad altri, visto che io ho riconosciuto l'autorità del territorio, la forza di polizia, l'autorità di polizia di quel territorio. Quindi, scusa, quindi comunica, ti faccio per esempio, no? Il primo problema diventa i pagamenti, diciamo, delle tasse sulla casa, no? E quindi l'Agenzia delle Entrate, parlo per amministrato ovviamente, eh? E quindi l'Agenzia delle Entrate che mi deve dire qualcosa, io dice alla polizia che io ho la mia residenza in PEC? La mia dichiarazione di volontà per le comunicazioni, una volta che l'ho inviata all'autorità del territorio, per tutto il resto sono gli enti o le controparti che devono trovare il modo di comunicare con me. Quindi, nel caso della fattispecie, Agenzia delle Entrate mi invia la raccomandata. Io so che non è più un mezzo di comunicazione tale. Ci prova.
e mi manda il messo comunale. Starà a me mettere in chiaro con il messo comunale che il mezzo di comunicazione con la mia persona deve essere la posta certificata. Io che andrò ad avallare quella comunicazione che ho reso al messo comunale con un'ulteriore conferma scritta che io invierò al comune facendo riferimento a quell'incontro e a quella dichiarazione rilasciata. A quel nome e cognome, o nel momento in cui non si è identificato, alla persona che si è presentata in via alle ore il giorno. Vale pure per il postino? Tutti, Mi tutti. raccomandava qui a porta al postino. Allora, io la raccomandata posso anche non ritenerla valida, nel senso non vado nemmeno a fare riferimento a quella raccomandata. Perché? Perché il postino non è colui che ti sta comunicando, ma è soltanto il mezzo intermediario tra te e chi ti sta comunicando. Il messo comunale è già ad un punto successivo di quella intermediazione. Il messo comunale è già colui che ti sta comunicando, chi ti sta comunicando. È già un passo successivo, perché mentre il postino non lo sa chi ti sta comunicando, il messo comunale lo sa chi ti sta comunicando. Certo. Quindi vuoi farlo anche nel momento in cui è arrivato il postino? Va benissimo. Come sempre specifico, non esiste la bellezza della legge, la bellezza dell'essere liberi, la bellezza di applicare il diritto è che non c'è una legge. La modalità, la forma non esiste, è mia, in quanto io sono diverso dall'altro. Quindi vuoi comunicarlo già quando è arrivato il postino? Vuoi fare riferimento al direttore di quella filiale delle poste? Certo, puoi farlo. Oppure puoi aspettare. Ok. Chi ti contatta arriva. Aspettate, adesso c'è un altro ente, non so nelle altre zone come si possa chiamare. Qui si chiama Magist Book, Brock, una cosa del genere. Sono quegli enti che sostituiscono la posta e che quindi portano le varie notizie, i vari documenti, anche atti. È un ente. La differenza con la posta è che come se fosse, a me ha dato la sensazione di un recupero crediti. Quindi Nexiv da noi. sono, come si chiama? Nexiv. Ah, sono più preparati nella strategia della ricerca della persona. E quindi si muovono in maniera diversa, anche quasi intimidatoria. Arriva il soggetto tal dei tali,
Anche in questo caso io faccio riferimento a ciò che gli è stato comunicato e quindi a riferire a me attraverso solo posta certificata. Ok. Allora, vado avanti. T'ho perso, non ti sento più. Ecco. Ci sono, no, perché non voglio accavallarmi con la tua voce. Riguardo a questo concetto, c'è qualcuno che vuole intervenire, ha bisogno di chiarire meglio domande, dubbi, pensieri, riguardo a questo concetto nello specifico? Perché altrimenti sono io che vi apro un attimo quella base dalla quale sono partita. Dove ho detto siamo tutti uguali. Vorrei ricordare, ripetere, risottolineare che la legge non obbliga alla residenza. Quindi, se qualcuno in questo momento, soprattutto in questo momento storico, spingesse, ah, c'è anche il Gergas si muove come un recupero utenti, perché ora mi è passata la macchina e quindi mi veniva di dirlo. E, stanno nascendo tutti questi enti piccolini a mo' di signorotti del territorio. Ecco, perfetto. Se qualcuno vi inducesse al pensiero che è obbligatoria la residenza, vi invito a richiedere la legge per la quale c'è l'obbligatorietà di residenza. Quindi siamo tutti uguali, non c'è distinzione. È un diritto non comunicare dove io sto. Si parla di domicilio. Che cos'è il domicilio? È un luogo. Dove io sto. E io posso oggi, in questo momento storico, visto che anche la legislazione successiva me lo permette, posso stare anche nella mia posta certificata. Perché? Perché nel momento in cui, ovviamente, non ci sono fisicamente, basta soltanto che attraverso la posta certificata venga identificato un giorno e un orario per poi recarmi presso quel luogo dove poi mi verrà eventualmente esposto quello che mi è stato anticipato per posta certificata. Quindi, siccome la battuta più semplice può essere, lei vive nella posta certificata? E da qui è ovvia la piccolezza di chi stia proponendo la battuta, basta rispondere qual è la legge al contrario? Cioè la legge che mi obbliga a dichiarare dove io sto. Chiaro a tutti? Certo. Ho un commento, se posso. Chi non ha, e ce ne sono tanti, l'accesso agli strumenti tecnologici, ovviamente difficilmente gestisce il discorso della posta certificata. Confermato che la residenza non è obbligatoria, ma abbiamo l'obbligo di informare le forze dell'ordine dove possono comunicare con noi. Qual è la forma, diciamo, di comunicare il domicilio più, diciamo, semplice per chi, ad esempio, a qualsiasi, chiunque non abbia l'accesso o non voglia accedere via telematica. Grazie. Come conferma che poi vi dirò, dimostra, tutti i giorni io
io devo recarmi presso una stazione, una caserma della polizia, carabinieri, questura, basta perché, guardia di finanza, basta perché la procura e la prefettura sono chiuse la sera. Quindi, ecco per quale motivo questura, carabinieri o guardia di finanza, le forze di polizia o esercito, perché c'è il piantone tutta la notte. Che cos'è che ci conferma questo principio di legge? Per quale motivo credete che chi ha gli arresti domiciliari deve firmare tutti i giorni presso la caserma? Per sapere dove si trova. Per confermare che è lì, per confermare che è sul territorio, per confermare che lui c'è tutti i giorni e se c'è da dargli qualche comunicazione, gli viene data. Lui lo può fare attraverso posta certificata? Se fossero in conoscenza, sì, si potrebbero muovere anche in quel modo lì. Peccato che avendo dato la loro interdizione, concedendo, la parola all'avvocato, non lo possono fare. Grazie. Di nulla. Vale, Va scusa, bene. posso? Mi Vai, sentite? vai, vai, andate, io chiudo il microfono, altrimenti ci accavalliamo. Allora, tornando al discorso della raccomandata, perché tanto loro, cioè io ho la PEC, però sai come ragionano loro, mandano raccomandate. In caso tu non fossi in casa e qualcuno di casa tua, parlo per me perché da me sono tutti dall'altra parte, sono da sola in questo percorso, dovessero firmare e ritirarla. Adesso io non ricordo se addirittura ovviamente fanno firmare sul palmare e da me firmerebbero senza nessun problema, ovviamente, però che tu sappia, non mi ricordo se richiedono la firma di chi ritira o di chi è indirizzata la raccomandata. Non è importante, il principio è che è stata presa senza mostrare una delega. Esatto. Quindi, se la persona alla quale era riferita la comunicazione non si adopera alla denuncia di chi ha ritirato e di chi ha lasciato, è tutto un consenso. Difatti mi pareva che a suo tempo l'avessi detta questa Sì, cosa sì, qui. sì, 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 sì. Volevo solo una Abbiamo conferma. parlato di questo argomento perché purtroppo ha dovuto farmi sottolineare l'importanza della chiarezza con chi ci sta intorno. E anche se può sembrare assurdo, doloroso dire a un familiare, poi mi metti nella condizione di denunciarti, perché io non posso, per la tua ignoranza, portarmi dietro dei problemi. E era proprio in merito a questo, alla durezza che può sembrare assurda a un familiare, un compagno, un figlio e così via. Però la legge è questa: chi ha ritirato e a maggior ragione firmato sul dispositivo digitale, non importa più di chi sia la firma. Perché? Perché può essere un graffio, quindi non importa. Non è un caso che siano i postini a farlo, facendo credere di aver lasciato. Perché la consuetudine è questa, che non viene applicata la legge dal cittadino, quindi non si obietta alla non presenza di una delega, perché dovrebbe essere il cittadino a dire no, no, ci mancherebbe altro, io non lo posso mica prendere la posta di qualcun altro, non c'è mica la delega. Ma lei sta scherzando? No, no, va bene, glielo do io. Perché? Perché c'è questa consuetudine? Perché in realtà è il cittadino che deve opporsi. Perché? Perché colui che sta lasciando
nel momento in cui l'ha lasciata, il problema non è suo, ma è di chi l'ha presa. Grazie. Di niente, grazie a te per aver permesso di ripetere questo concetto. Poi, scusa Vale, posso aggiungere una cosa? Era in risposta a mi pareva fosse Fabio prima, che aveva detto il discorso che vede tanta gente, anche tu, triste, eccetera, eccetera, che anche lui si sente. Volevo dire, a parte il discorso, vabbè, chiamiamola tristezza, chiamiamola una situazione così di apatia, magari fisiologica, perché la giornata è storta, eccetera, eccetera. Io volevo puntare un attimo l'attenzione sul discorso proprio gratitudine. Gratitudine a un livello, non so, spirituale che mi sento di mettere in luce. Cioè, io dico la verità, sto bene, non ho problemi di salute. Allora mi sento, tra virgolette, felice perché intorno vedo tanta gente, ma adesso non occorre andare negli ospedali, quelli che sono veramente messi male, ma anche quello che ha il dolore alla schiena, che lo tormenta tutti i giorni, quello che ha il mal di testa, quello di qua, di là. E dico, ma santo Dio, io sto bene. E anche il fatto della vita che faccio, che per carità non sarà, non ho chissà cosa, ma ti giuro, guarda, non mi muovessi più di qua. Io tutte le volte che vado a letto la sera, dico, sono in un letto comodo, sono al caldo, vi penso sempre perché dico, quelle donne sono al freddo, al caldo, messe alla Dio te sbrusa, diciamo da ste parti. Cioè, ci avete fatto vedere come dormite. Cioè, io mi ritengo fortunata al massimo. Cioè, ringrazio che sia Dio, che sia l'universo, che sia qualsiasi cosa in cui uno possa credere della mia situazione. E non la vorrei diversa. Cioè, hai capito? Mi sento, per quello vi sono molto vicina, perché vi penso sempre e dico, ma come stanno queste? Non possono girarsi, vanno addosso una all'altra, cioè è veramente una situazione pesante, pesante. Ecco, un abbraccio. Scusami. Grazie Ale, grazie, Vorrei grazie solo aggiungere una cosa di Alessandra che in riferimento al postino la raccomandata, cioè chi riceve la posta ha il diritto di chiedere un, come si dice, uno scontrino o un qualcosa della ricevuta avvenuta, diciamo, della posta al postino, quindi pretendere di avere una ricevuta dove c'è scritto la data e l'ora in cui è avvenuta la consegna. È un diritto. Ma cosa vuoi? Io sto in casa, una persona è molto anziana ed è proprio proiettata, cioè, nel mainstream, guarda la televisione, è sempre chiusa in casa, cioè, è molto difficile, ecco, questo purtroppo è quello che volevo dire, insomma, ecco. No, io volevo dire che quando tu prendi qualcosa da un individuo come il postino, tu hai il diritto di chiedere anche una ricevuta che testimonia che è stato lui a dartelo. Ok? Ecco, io non lo sapevo questo, grazie. Eccoci. E io vorrei, magari più avanti, lascio prima gli altri, fare guastafeste con altre cose, cioè fare un po' di domande provocatorie, però non vorrei rovinare l'armonia che c'è in questo momento qua, insomma. Lo tengo per me più avanti. Allora la rovino io. No, ma non rovinate niente, ma perché pensate che rovinate qualcosa? Guardate che nemmeno Luigi l'altra mattina ha rovinato niente. E io credo che gli ho fatto. Io Altri. cre... Per gli io... altri. Ah, ok. Io credo che gli abbia fatto da specchio e lui ha visto in me un infastidirmi di qualcosa che in realtà non è così, ma forse perché si è infastidito lui di risposte che si aspettava in un modo, di attecchire in un modo e non è successo. Credo. Ah, sono passati 5 minuti. No, mancano 5. No, non sono passati 5 minuti. Scusate, cioè, io è bellissimo quello che succede. L'armonia non si rompe nel momento in cui c'è una crescita personale.
E quando ci confrontiamo anche sui nostri demoni, ci permette di fiorire ancora di più. Se invece quel qualcosa ci abbuia, vuol dire che dobbiamo lavorare dell'altro. C'è ancora da lavorare se stiamo permettendo a qualcuno di abbuiarci. Vuol dire che quei demoni lì sono ancora vivi. Quindi, ben venga, ben venga i furbi del paese. Concordo su quello che hai detto, cioè io non è che mi meraviglio perché se noi siamo qui ancora sopra i 30 come numero e siamo tutti sulla stessa circa, sulla stessa frequenza, quindi cioè, non mi meraviglio di questa cosa qui. Però è giusto anche che siccome c'è un'armonia un po' particolare, fare domande toste e dirette potrebbe anche rovinare un pochettino così diciamo il tuo schema della tematica o tematiche, insomma. Vabbè, comunque mi riservo per più avanti. Non c'è nessuno schema, non so se te ne sei reso conto, che non c'è nessuno schema. Adesso E, ti dico, seguo il tuo schema. allora, no, io non c'ho nessuno schema. Sì, E, questo è il modo. allora, diciamo che c'è Andrea che aveva delle domande, ma poi dopo Andrea aveva alzato la mano e quindi penso che voleva intervenire Aurelia, vero Aurelia? Non si muove più il telefono. Vale, Oi. prima che parta Aurelia, io me ne tengo per la prossima volta, però una la devo dire perché è rimasta sospesa già l'altra volta. Corpo morale. Ricordi? Bravo, volevo partire sia con corpo orale che corpo diplomatico. C'è da fare proprio tutto un discorso. Allora, riserviamocelo e lo metto come dogma, per luna. A luna, giù di lì, luna meno un quarto, luna e un quarto, apriamo la diretta solo con quello, ok? Perché c'è tutta una condizione che si deve spiegare bene, chiarire bene, esaminare bene. E serve il vocabolario. Io ora ce l'ho lontano da me. E, allora, per favore, se me lo dite dopo, ok? Corpo orale e corpo diplomatico dopo a luna. Morale. Morale, morale. Andre, però avevi anche delle altre cose. Aurelia, intervieni tu col tuo intervento e poi se non ci sono altri, ve la giocate Andre e Riccardo. Ok? Ok. Aurelia, vuoi parlare? Fabio, perché ti sei chiuso il mio? Aurelia, non riesce ad aprire il microfono? Pronto? Eccoti, vai! Ecco. Buongiorno Valentina, sono la madre di Gregory di Parma, sei venuto a casa loro. Se ti ricordi, sarà stato un Ah, anno fa. ciao! Ciao Sì, bella, tanto ciao! volevo parlare con te. Hai tutta la mia ammirazione e tutto il mio sostegno che proprio ti ammiro e ti sostengo che fai un grande lavoro per il futuro di umanità. Quelli che capiscono, ma sai, è in pochi che capiamo questa roba. Ecco, e volevo farti auguri per tutto quello che fai tutto bene, vai avanti, e tengo pugni per te, che così hai il mio sostegno. E poi ti volevo farti delle domande, perché io nel 2022 ho rigettato e disconosciuto i miei documenti, ho mandato al sistema, allo Stato, a tutti gli enti pubblici e privati per avvisarli. Poi loro, quando ha sentito l'agenzia di entrata che io volevo tirarmi fuori dal sistema,
La mia, perché ho sentito la carta questa del bancomat che le hanno fatto rinnovo prima senza il loro permesso, senza il loro avviso. Mi è successo con la tessera sanitaria. Io quando ho fatto la domanda, cioè ho avvisato a loro che esco dal sistema, la mia carta d'identità aveva ancora 6 o 7 mesi di scadenza. Loro invece mi hanno mandato un'altra carta, questa codice fiscale. Tessera sanitaria con l'anticipo di 7 mesi e io dopo l'ho rigettata, gli ho detto: guarda, mi dispiace, ma non ho richiesto il vostro servizio e non ho bisogno, quando avrò bisogno lo richiederò, ma per adesso non ho bisogno. E gli ho fatto rigettare questa lettera, questa fotografia con il PEC, ho mandato indietro questo rigetto di questo contratto che loro mi hanno proposto. Senza il mio consenso, senza la mia richiesta è quello. Ma se fossimo in più a fare queste robe, loro non ci penseranno, penseranno c'è 2 volte per fare una legge, perché siamo esseri umani che abbiamo il nostro volere. E io se lo voglio lo chiedo quel servizio, se non lo voglio non lo chiedo, perché dovrai mandarmi, per forza mandarmi questo servizio che io non te l'ho chiesto? Ecco. E adesso, dopo più di 2 anni, ho visto che questi giorni dall'agenzia di entrata mi è arrivata una raccomandata che l'ho trovata in posta. Adesso dovrei mandare la fotocopia di quello PEC di prima che l'ho mandato più di 2 anni fa e poi con avviso che non mi riconosco nei documenti rigettati e disconosciuti. Non lo so perché loro così tormentano la gente, perché non vuole, se vedi che loro, quando vedono che una ex persona fisica esce dal sistema, lì rovinano i loro affari, quello che si vede che sono un procedimento che non gli va a buon fine. È quello. Volevo sapere il tuo parere su questo. Cosa mi dice? Allora Aurelia, intanto ti ringrazio per l'intervento e ti chiedo di salutare Gregory, sua moglie, e dare un bacio a tutti i bimbi. E Grazie. ti dico che noi per fortuna siamo persone fisiche e giuridiche ed è grazie a quello che abbiamo il diritto di dichiarare la nostra volontà, perché se non lo fossimo non potremmo farlo. È proprio quella la differenza, continuare ad essere costanti nella scelta che abbiamo disposto. Loro che cosa possono fare? Dalla loro parte far finta di niente e quindi continuare a riconoscerci nella precedente condizione giuridica, quella che abbiamo rigettato e disconosciuto. È normale, io ho già dichiarato che per loro saremo sempre quell'altra condizione giuridica. Quindi sta a noi essere costanti e perseveranti nell'applicazione della condizione giuridica scelta. Tutto lì. Ho capito, ti ringrazio. E Di nulla. poi ti volevo chiedere un'altra domanda su per il Aurelia, tir. ferma. Aspetta un attimo, tienila un attimo con te questa domanda. Fatemi fare perché è passato il tempo, eh. Cittadini a firmare ad avallo di un processo pubblico a porte aperte, comunicato da 8 cittadine apolidi, uno status giuridico che è in alternativa della nazionalizzazione. Invitiamo i cittadini a prendere visione, conoscenza e contezza di quello che sta accadendo su questo territorio. Invitiamo i cittadini ad avvicinarsi, perché soltanto la conoscenza dà l'opportunità e il diritto di parola. Tutto il resto
viene accusato come dichiarazione, illazione, violenza, aggressione. Ci sono. Ecco, Vai. ti volevo chiedere un'altra domanda. Si può ritirare la delega al catasto per immobili? Che vuol dire? Vuol dire perché come era nella sistema questa, i nostri immobili erano registrati nel catasto, ma siccome siamo dichiarati degli uomini liberi, si può ritirare la delega al catasto per non essere registrati i nostri, come la macchina, hai fatto tu la macchina per le macchine, per le case, come. Aurelia, noi non siamo registrati come, per grazia del Signore, noi non siamo registrati come uomini liberi, noi siamo uomini liberi. Sta a noi portare avanti questo diritto di mantenere la nostra libertà. Quindi, allora, c'è un po' di confusione, Aurelia, nelle tue dichiarazioni. Te lo dico col cuore, probabilmente hai fatto un po' di misto tra l'autodeterminazione, le dichiarazioni di legge, le informazioni magari prese dai video. Devi chiarire un po' di cose, perché altrimenti questa confusione ti porta alla non chiarezza della giustazione. Sì. Ok? E questa confusione, quando poi viene riportata negli atti, nel deposito degli atti, è funzionale alle loro controazioni. Quindi attenzione, attenzione ad essere chiari in quelli che sono i vostri atti. Ok? Sì, ma Quindi dicevo devi chiarire meglio questo discorso del catasto. Che vuol dire? Che cosa stai intendendo? Noi non diamo nessuna delega, non c'è nessuna delega che viene data al catasto. Questa è roba che probabilmente ultimamente hai ascoltato da qualcun altro, ok? Che questo qualcun altro nel prendere informazioni dai miei video ne ha fatto un suo racconto. E noi non diamo nessuna delega né al catasto né ad altri posti, ok? Sì. Quindi chiarisci per favore meglio questo concetto che hai e eventualmente in un'altra diretta me lo porgi, ma con Con la giusta. chiarezza. Sì, perché noi in realtà non diamo la delega a nessuno, Non ho capito. ok? Ma con la macchina come hai fatto a farti i numeri, questi diapoliti, come l'hai fatto annunciare a questi dello Stato che tiri fuori la macchina dallo sistema, come Aurelia, l'hai lo fatto? Stato sono io, lo Ah. Stato sono io, lo Stato è il popolo, lo Stato sei tu, lo Sì. Stato è quell'uomo che vive su quel territorio e che Sì. quindi, essendo Stato, agisce nella legge di quel territorio e opera nella sicurezza. È la legge sulla pubblica sicurezza che spiega come muoversi per l'utilizzo di un mezzo in tuo possesso. Quindi Che no, non è che c'è un modo di fare, non c'è una modalità di fare. C'è tutto un principio per il quale tu utilizzi un mezzo, quel mezzo è sul suolo pubblico. Quando lo utilizzi, devi essere in sicurezza. Quel mezzo, in virtù di chi lo guida, in virtù di chi lo conduce, in virtù di chi ne è possessore, deve poter essere identificato nel suo conducente. E non quindi capisco. è ovvio che la targa sia il riconoscimento del mezzo nel suo conducente. Ho capito. Guarda, ricomincio da capo nei video. Parti da zero. Va bene. Va bene, scusami tanto che ti ho No, confuso un po', no. guarda.
Aurelia, a me non è che mi confondete, a me dispiace perché purtroppo quella confusione che avete poi diventa un peso per voi, capito? Diventa poi più difficoltoso per voi andare a gestire le cose. Ecco, no, a me non mi appesantite, io non mi No, appesantisco, tranquillo. per questo, per la casa, perché siccome loro tutti i mobili sono registrati nel catasto, e per quello volevo chiedere se ci si può fare un rigetto di questa delega che ci hanno avuto loro fino adesso, o non lo Guarda so. i video, che in virtù dei principi, perché non è vero che sono registrati al catasto gli immobili, in realtà non è questo il principio. Guarda i video che c'è da partire da quella base del terreno, della terra, ok? È un altro il principio, l'immobile non è registrato al catasto, è in virtù della terra che è in appropriazione governativa che poi c'è il pericolo sugli immobili. È tutta un'altra storia. È il consenso che si è dato col pagamento delle tassazioni che ha contribuito a quel riconoscimento della proprietà governativa. È molto più complessa. Dovremmo fare un'ulteriore diretta solo su questo partendo da zero. E si potrebbe prevedere, ora poi magari parliamo insieme. Ricordatevi che c'è già una lista di cose che dovremmo continuare. Siamo ancora alla pensione, non l'abbiamo conclusa. Poi c'è il lavoro, c'è la scuola, quindi c'è Allora, quando tanto, ti arriva tanto. la tassa sulla casa, puoi rigettarla, a rimandarla indietro per non avere questo consenso c'è. Non è così semplice il concetto, non è che basta rigettarla, perché sennò poi la prossima azione è che ti vengono in casa e ti portano via con la forza. Quindi da quando io ho messo in conoscenza a tutti che esiste il rigetto e il disconoscimento, si crede che il rigetto e il disconoscimento poi ci salva. No! Non basta quello, c'è tutta una serie di condizioni che devono essere in coerenza, perché altrimenti ci si fa male. Ve lo ricordate questo mio dichiarare? State attenti perché ci si fa male. Ecco, continuo a risottolinearlo. Non basta solo il rigetto e il disconoscimento, e allora uno è salvo, che arriva la tassa, allora uno è salvo. C'è tutta una serie di condizioni che bisogna mettere in chiaro prima di dire allora aggiungo il rigetto e il disconoscimento, capito? Va bene, ti ringrazio di cuore, ti Grazie. auguro buona giornata, ciao bella, ciao. Ciao. Andrea, io direi tra te e Riccardo, magari vi. Riccardo direi perché ho parlato già io, Riccardo non ha detto No, ancora niente. tranquillo Andrea, perché il mio è un po'. Vai, No, vai, te. una volta uno, una volta un altro si può fare, eh? Vi Eh sì, alternate. è che apriamo discorsi abbastanza grossi, poi alla fine in effetti non riusciamo poi a chiacchierare tutti quanti, insomma, non è corretto, Ma perché c'è tantissime cose di cui parlare, lo vedete? no? C'è tanto. Ma vi rendete conto che stiamo passando giornate dove si fanno dirette di 5-6 ore? Vabbè. Nicoletta diceva, è un'immersione, è Io quando un'immersione. ricomincio a lavorare sarà molto complicato perché sto ancora malato, no? Quindi tutto ciancicato. Dai, 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 quello che si riesce a fare si fa. Partite, voi partite, vediamo come viene. Allora senti questo, anche se è un argomento che tratterai dopo, no? Grazie Riccardo. Allora io, diciamo, per il mio ruolo lavorativo, ovviamente sono stato sempre sotto un contratto nazionale, diciamo, quindi poi mediato dai sindacati, insomma, con tutte le problematiche che poi stiamo scoprendo ultimamente, no? Ecco, la cosa interessante che volevo segnalare è che la mia categoria, diciamo, del lavoratore, è stata gestita all'inizio da un regio decreto. Quindi ho cominciato a ricordarmi questo regio decreto
E ho scoperto poi l'evoluzione negli anni in cui, tramite accordi sindacali con gli enti, diciamo, datoriali che sono nazionali, ci sono stati una serie di, diciamo, di adeguamenti e hanno cancellato, diciamo, o modificato articolo per articolo, soltanto ovviamente quelli che gli facevano comodo. E quindi la situazione, diciamo, de contrattuale è diventata altamente peggiorativa. Ecco, sarebbe interessante che ognuno si esaminasse se c'è una figura personale, diciamo, sulla gestita da un regio decreto, qual è l'evoluzione e se uno può, cioè, cominciare a studiare, diciamo, il rigetto di tutte le normative successive, no, normative, scusate, di tutte le, diciamo, adeguamenti successivi che sono stati portati avanti soltanto per mero interesse dei datoriali o dei sindacati. Insomma, questo è un lavoro complicato, ma Ti sì. faccio una domanda perché è molto interessante la conferma che tu stai donando. Come può essere accaduta questa cosa? Con quale principio e in quale modalità? Ovviamente col consenso dei lavoratori che hanno accettato una, diciamo, il coordinamento prima della nascita di un, diciamo, di un sindacato che sembrava probabilmente l'unico appiglio, perché tu hai sempre pensato che essendo tutti uniti potevi avere più forza, ma non è questo il principio. Il principio potrebbe anche essere valido, ma se ci fosse onestà in questo senso, no? Perché tu potevi anche modificare un regio decreto migliorandolo, che è la cosa più normale che dovresti fare col tempo invece che peggiorarlo. Quindi ovviamente ci leggo dietro, diciamo, dei brutti accordi, ecco. E quindi noi abbiamo accettato prima l'esistenza del sindacato, poi il suo modo e poi la nascita di organizzazioni nazionali datoriali che lavorano nei campi specifici e quindi ovviamente sono direttamente, diciamo, collegati con l'entità governativa. Mi sembra chiaro, no? Ottimo, bingo! Tutto Mi hai dato delle grandi soddisfazioni. bene? Guarda, Sono fiera, fiera di te. No, ho letto col mal di schiena, sennò poi dopo non c'avrò più tempo, penso, quando torno a lavorare. Allora, c'è un'altra nota che volevo mettere in evidenza, e cioè che come legge vuole, e cioè che sia il popolo a cambiare le leggi, ecco per quale motivo il regio decreto viene poi trasformato in l'ultima normativa del caso, che è legge. Sono stati i cittadini che nel riconoscimento dell'uno che parla per tutti ad lasciare il consenso che uno decida al cambiamento per tutti. Per la legge è il popolo che ha cambiato la legge. Riccardo, Riccardo. Sei grande Andrea, cioè, è un modo di comunicare, mi piace molto, se riesci, se, mi piaci, nel senso mi piacciono le donne, però mi piace. Dovessi vedere da vicino quanto è ancora più piacevole stare con lui. Bene, allora Poi se facciamo un giro definizione. moto tutti insieme, Ricca, tutti in moto andiamo, dai. Allora, no, allora tu stamattina hai descritto come la società sta, insomma, vivendo, l'umanità, in quali sfaccettature, no? Hai fatto un paragone tra il passato, presente e anche hai dato degli elementi per un futuro, no? Diciamo, su cui ovviamente noi possiamo modificare. Mi riferisco alle disposizioni in materia di sicurezza, quindi un disegno di legge, cioè premetto che io disconosco lo Stato italiano e tutti i suoi atti perché sono autodeterminato in un movimento di liberazione. Ma al di là di questo, attenendomi a questa disposizione in materia di sicurezza e della tutela personale e vittime di usura e quant'altro, adesso non mi ricordo, cioè ci sono tutti i prodromi e elementi per uno stato totalitario, dittatoriale. E quindi, in che maniera, cioè, quale sarebbe la, insomma, una possibile tua soluzione
riguardo appunto i cittadini che si comportano come le, tra virgolette, bestie, gli insider sia da ambele due le parti e poi costoro che fanno i disegni di legge, approvano, insomma, cioè, per esempio, cioè, le forze dell'ordine, non so, adesso dico io in base alla mia piccola esperienza, non diretta, però insomma, polacca, diciamo, le forze dell'ordine, cioè loro sono considerati come, come dal punto di vista lavorativo, come insomma, è sminuito come lavoro, no? Invece qua, cioè, soprattutto qua nel Grossetano, mi sembra, sono tutti fenomeni, sembrano dei, cioè, degli attori, si sentono padroni, ok? Questo è comunque dovuto al fatto che qua c'è il discorso tentacolare mafioso massonico, ma al di là di questo, cioè, costoro, gli addetti ai lavori, cioè, pensano di fare la qualunque, no? E soprattutto, cioè, non si fanno le domande, non sanno chi sono e soprattutto fanno le classiche vittime quando vengono presi, diciamo, no? In castagna, come si suol dire. E qua mi aggancio anche al discorso, cioè, se una persona, cioè se un tuo datore di lavoro, chi che sia, ti dà un ordine e tu hai la testa, il cervello, e tu che dici appunto sono persone, avranno pure un cervello, devono avere quel coraggio di ribellarsi ed essere coerenti con, su quello che loro diciamo hanno giurato in questo caso qui. E, cioè, mi viene da dire tu a suo tempo hai fatto una scelta, ovvero la giustizia. Vabbè, io anche nella mia maniera e anche altri, suppongo, in questa chat. Cioè, noi abbiamo scelto di staccarci da questo sistema Matrix in cui di fondo ci rendono schiavi, no? E ci troviamo con delle conseguenze, ovvero abbiamo difficoltà, vabbè, materiali, difficoltà di spostamento, di movimentazione e quant'altro. Costoro che sono in uniforme, io non posso giustificarli, nel senso, per quanto, cioè, quello che noi viviamo è perché noi abbiamo fatto una scelta. Loro che stanno ascoltando, a maggior ragione, basta, cioè nel senso, devono scegliere se non si trovano bene, ok? Anche a costo di rischiare, tra virgolette, il lavoro che è solo momentaneo, perché dopo sappiamo benissimo che noi siamo creatori, possiamo adattabili, riusciamo in tutte le maniere. Non c'è una giustificazione, come nel periodo del Covid, delle uniformi. Negli ospedali, cioè la stessa cosa, non è che mi sto tanto allontanandomi da tutto il resto, però avere il coraggio è la cosa primaria che deve venire da loro. Loro non possono aspettare una certa Valentina Fusco che venga a salvarli, tra virgolette. Cioè, giustamente tu cioè, stai facendo il tuo come io sto facendo il mio e altri anche. E quindi io voglio sapere, ok, la soluzione è il tempo e la comprensione, tutto quello che vuoi, ma ci deve essere uno starting o uno starter, cioè deve scattare la molla. Beh, chiudo, è solo una riflessione, insomma, di la tua, di una possibile soluzione. Poi apro e chiuso la parentesi giusto per concludere la domanda che aveva fatto Angelo per tutti quanti e che Luca ha sollecitato. No, il tuo modus operandi, cioè, nel senso, tu sei in diritto, stai esercitando un tuo diritto, i diritti, e lo stai facendo in maniera etica, corretta e onesta da questo punto di vista, no? E soprattutto il tempo che tu stai impegnando, ok, avrà comunque degli esiti positivi. Quindi non possiamo affrettarci, non possiamo. Però tutto questo tempo è il tempo famoso necessario per il cambiamento. E quindi guarda quanta ricchezza ci sta dando tutta questa cosa qui, queste opportunità. E quindi io già lì, cioè, se fossi in te, dovrei già aver lavorato moltissimo
sul mio sesso superiore, diciamo, sulla mia interiorità, sulla mia energia interiore, no? Quindi questo già è fondamentale. Poi hai comunque dei supporti che sono i tuoi angeli a fianco e poi noi, quindi è tutto scorre, pantarei, diciamo, no? E quindi la resistenza, ecco, in questo momento noi dobbiamo fare la resistenza. Quindi difendere tutti i costi, quello che è necessario per il cambiamento. Ovviamente noi abbiamo fatto una scelta o di qua o di là. Chiudo, grazie. Questa era la condizione scomoda che doveva abbassare le frequenze? No, dimmelo, chiariscimi. C'è qualcosa che non mi torna. E vabbè, ma cioè, più di spronare questi addetti al lavoro io non so come fare. A parte dire che condivido ampiamente, in una forma un po' diversa su alcuni punti, ma ampiamente, tutto quello che tu hai detto, dico tre parole. La Ginestri dice sole, cuore, amore. Io invece dico tre parole. Siamo perseveranza e siamo già quello che tu hai dichiarato, la resistenza, il cambiamento e l'esempio sta già avvenendo. Perseveranza, quello che stiamo dimostrando, l'essere ancora qui perché è qui, l'essere presenti per chi può e arriva, essere nelle dirette tutte le volte che c'è una diretta e addirittura intervenire quando lo si sente. È già, sta già mostrandosi la felicità, la gioia, il sole, quella parte che deve essere quella condizione che ci sarà, quel qualcosa che avverrà. È già, perché io lo sento in come parliamo, in come ci rapportiamo, in tutto quello che sta avvenendo intorno, anche nel vostro modo di parlare. Io vedo già quello che deve essere il futuro. Quello che è nella speranza di ognuno di noi, io lo vedo già materializzato. Io non giustifico né da una parte né dall'altra. Io capisco. Capisco che come il cittadino può scegliere di non essere parte di una trasformazione in positivo, in luce, così può scegliere chi ha vestito quella divisa perché è un uomo anche lui. E con le sue paure di chi possa vincere, si ferma e decide di scegliere la strada più comoda. Quella divisa che ha già indosso. C'è una cosa che mi risuona nella testa, mi risuona nel cuore e mi risuona nella pancia. A parte che i vigili urbani non sono una polizia di Stato. E quello che mi risuona
in continuazione è il popolo è sovrano. Non trovo in nessun articolo la polizia comanda. Io leggo nella legge il popolo è sovrano. E poi leggo un'altra cosa. L'individuo ha diritti. L'individuo è superiore a tutto. E quindi non mi fa differenza se quell'uomo ha o no quel vestito. E non pretendo che sia quell'uomo a fare la differenza, solo in virtù del suo vestito. La differenza la faccio io nella mia vita, non per quell'uomo, ma per me. Quell'uomo ha fatto la differenza quando, senza la divisa, all'interno dell'auto di servizio non ufficiale, col finestrino abbassato, mi sente da lontano che dico: Porchis! E quando poi si avvicina, lascia il finestrino abbassato in abiti civili, nell'auto di servizio, non ufficiale, ma in borghese, ma è di servizio, al mio dirgli Elia, mi saluta e sorride. Come quelli che sono appena passati e io li ho visti in ritardo perché se no li salutavo. Porca, non t'ho sentito, ho le cuffiette da tutte e due le orecchie. Se mi urlavi mi giravo, non lo sentivo. E quell'uomo è l'uomo di cui io parlo. Quando ha il vestito, mi basta già che si sia dato malato quando c'è stata l'esecuzione. Oppure mi basta già che quando ha il vestito, alza la testa. Nel momento in cui gli passo accanto, perché magari ha sbagliato quando è stato nell'esecuzione. Spero di essere stata chiara e di aver risposto. Sì, su un eventuale futuro, nel senso in base appunto a queste disposizioni, questo disegno, le varie manifestazioni pilotate e quant'altro, qual è la tua idea? Ricca, io sto nel presente. Quello che vedo oggi è la conferma che questi uomini, sia da un lato che dall'altro, non hanno la capacità di comprendere che sono oggetto di organizzazioni. E quindi auguro alla loro vita, alle loro anime, di rendersene conto e scegliere di non essere usati né dall'una e né dall'altra parte. Ma io di che cosa accadrà nel futuro non lo posso sapere, perché No, può penso, era una. No, cambiare tutti i giorni. ma sono delle considerazioni in base a quello che tu posti, cioè nel senso, ovvio che bisogna vivere il presente, è tutto un work in progress e soprattutto nella conoscenza, no? Che è il tuo motto, la conoscenza, quindi tutto arriva al momento giusto e quindi anche l'intuizione e le soluzioni, ok? Questo di certo. Però vorrei comunque soffermarmi oggi. L'esempio, io quello che mi prefiggo è l'esempio, che si continui nell'esempio, non nel buio, ma nella luce. Sì, chiaro, anche noi. Scusa, ti vorrei far notare che sono già 8 minuti che sei sulle strisce pedonali e mentre tu fai le consegne, arriva un invalido e non può passare, lo hai capito? Verrai segnalato alle forze dell'ordine. Vaffanculo, me lo dici da un'altra parte. Prendete la targa e fate la foto, per piacere. Grazie. Ricca, scusami.
No, no, va bene. No, volevo solo dire che quando mi sono appena laureato, diciamo, dopo un anno ho già capito la menata, cioè del sistema, come funziona, le varie raccomandazioni, che non sono solo cioè, un tipo, ma c'è la raccomandazione del Che bronzo, all'interno quella del argento. dell'università. Scusa? Che all'interno delle università si poteva Sì, capire. no, all'università, ma anche soprattutto dopo, cioè, già per esempio, quando ti laurei, devi pagare per fare un esame di Stato che ti permette l'abilitazione nella società, cioè l'assurdità. Quindi già vivi delle cose nell'ambito, diciamo, universitario, tra virgolette, no? E poi nel mondo del lavoro in cui dici, oh, finalmente una carta in mano, cioè. Che non vuol dire, cioè, è la dimostrazione che non serve nulla. La stessa roba io dico a coloro che hanno scelto in questo caso di indossare un uniforme, devono porsi dei dubbi, e quando c'è qualcosa che non va, bisogna avere il coraggio, no? E poi, comunque, ho scelto, cioè, siccome ho visto che è difficile contrastare un sistema, l'unica cosa è andare fuori e quindi trovare delle alternative. Cioè, è facile. Dopo bisogna, come si dice, insistere senza avere delle garanzie. Devi essere in totale fiducia e comunque vieni, pagato. Ad esempio, io esercito comunque la mia professione con delle leggi internazionali, quindi, non mi serve un ordine o quant'altro. Cioè, le stesse cose che ha detto la Valentina, lei ha trovato una soluzione. Quindi il mio scopo è spingere le persone, nel senso dare delle possibili soluzioni, proprio in questa ottica di cercare di vivere una vita in maniera anche felice. Però se non si è felici, bisogna porsi delle domande e fare il possibile per esserlo. Assolutamente d'accordo, Riccardo. Ti faccio una domanda. Sì, grazie. Ti faccio una domanda. Quanto può essere per me diverso o quanto diverso può essere la colpa di non scegliere che cosa essere tra, in questo momento, un fattorino di un ente privato che sta consegnando la posta e un agente delle forze dell'ordine? Ma ci sono delle varie responsabilità e io non vado cioè, parto dal presupposto che dal punto di vista lavorativo è una cosa, dal punto di vista coscienziale umano è un'altra. Se uno decide di fare un lavoro, sa cos'è che per lui è meglio in quel momento. Quindi, se cioè, nessuno ti punta la pistola sulle tempie per dire devi fare questo lavoro o no, cioè Sì, devi mandare avanti la famiglia, devi fare tante cose. C'è la pistola puntata, come no? va bene, questa è una tua considerazione, invece la mia considerazione è che io sono libero di scegliere come voglio e cosa voglio fare, e quindi Sì, Rica, cioè, ma quello che ti stavo dicendo e quello che stava probabilmente anche sottolineando Fabio è che non è la divisa che fa la differenza, è l'uomo e non abbiamo tutti no, no, stavo cercando di la stessa volontà di essere felici nella vita, ma ci sentiamo, scegliamo di sentirci puntata la pistola alla tempia e c'è come quello che fa il fattorino e mi risponde vaffanculo, mentre gli faccio notare che sta ostruendo il passaggio ad un'eventuale carrozzina o invalido, così c'è e ora stava mettendo sotto uno mentre faceva marcia indietro sempre sulle strisce. E così c'è e quindi vuol dire che non è felice perché se mi mandi a fanculo mentre ti faccio notare questo, anziché umilmente dirmi esatto, esatto.
Ha ragione, perché se tu sei felice, stai facendo il lavoro e hai fatto un errore, mi dici ha ragione, e la ringrazio di avermelo fatto notare. Quindi vuol dire che sei scontento, sei Ma certo, ma frustrato. questo è derivante dalle frustrazioni personali e dal vissuto di ciascuno, ma Ma io come lui mi manda a fanculo a me, così l'agente di polizia quella frustrazione la esercita sentendosi onnipotente sul cittadino ignorante. È quello, è uguale, identico. Sì, no, ma infatti io non, cioè non discuto su questa cosa qui, quindi infatti nel discorso precedente ho tenuto in considerazione anche i cittadini, quindi anche sì, il loro modus operandi, insomma. Io vorrei ricordare, se posso, 2 secondi. In Cina sono comparsi i primi robot poliziotti, che sono delle palle che vanno a 40 km. E vorrei ancora di nuovo ricordare che i loro nipoti comunque faranno parte della stessa gabbia in cui saranno i nostri, a cui loro stanno contribuendo a costruire. Digitale, burocratica e tutto il resto. Grazie Fabio, e a proposito di questa chicca che hai dato, quando nel 2020, cominciai a mostrare, i cani poliziotto che sarebbero poi arrivati, nella struttura organizzativa, anche italiana, fui anche allora vessata come la matta della situazione. Io voglio aggiungere un'altra cosa. Vorrei, scusa, non voglio, una cosa sola. E a proposito del Andrei, postino. fermo lì, fermo lì, fermo lì. Modifiche. Invitiamo a firmare in virtù di un processo pubblico a porte aperte per delle cittadine che stanno portando avanti la legge, una possibilità per il futuro di essere ancora un popolo sovrano. Invitiamo i cittadini a firmare in virtù della possibilità di lasciare a chi è in conoscenza della legge di salvare chi è nell'ignoranza della legge. Vai, André. Allora, io volevo dire innanzitutto che io conosco qualcuno della forza dell'ordine e non posso altro che fargli i complimenti. Chiaramente io conosco solo quelli che mi piacciono, quindi, perché fanno una fatica incredibile stare lì dentro. Non è che io ne faccio di meno, perché sono in un posto proprio di merda, sono posto lì. Però diciamo che loro stanno talmente impicciati che per loro alzampo la testa è ancora più complicato, insomma, ecco. E questa è una cosa. E poi volevo chiederti, ma insomma è un po' una cosa che forse già un pochino so, il postino e Forza dell'Ordine non sono così lontani, nel senso, a prescindere diciamo dall'etica che ognuno c'ha, no? Perché adesso con tutta questa legislazione successiva, chiunque ha una funzione pubblica, diciamo, nel suo percorso, nelle sue procedure, diciamo, comportamentali, che purtroppo sono talmente definite che quando ci fuori c'hai torto comunque, si comportano in un modo talmente, diciamo, impostato, che comunque sono degli automi, ma sono comunque colpibili l'uno e l'altro allo stesso modo, perché la funzione pubblica, anche per una società privata, diventa alla stregua di chi fa l'ordine pubblico, insomma, non so come spiegarlo bene, se ci riesci tu, forse è meglio. No, non devo aggiungere proprio niente se non confermare tutto quello che stai dicendo. Cioè, tu non hai fatto nient'altro che riassumere quello che più volte ho fatto notare,
e cioè di questa trasformazione nel riconoscimento di autorità pubblica anche del fruttivendolo. Assolutamente sì, la legislazione successiva mette alla pari una forza di polizia, anzi devo dire che in questo momento va al di sotto, attenzione a quello che sto dicendo, di un bigliettaio del gruppo Ferrovie dello Stato, oppure di un capotreno del gruppo delle Ferrovie dello Stato, oppure di un postino o di un messo comunale. Assolutamente, grazie perché hai riassunto in maniera perfetta il concetto. Quello che succede nei regimi è sempre successo, dove ognuno fa relatore all'altro, ognuno guarda l'altro e denuncia l'altro. Il 1984 nel romanzo è così, insomma. Se permettete, volevo fare un'osservazione. Noi adesso stiamo guardando al di fuori, diciamo, verso l'esterno, verso gli altri. Io per prima. Dobbiamo anche liberare noi stessi, perché siamo vincolati. Noi abbiamo la capacità di immaginare questo nuovo mondo, ce l'abbiamo dentro. Ma fatichiamo, cioè ci rivolgiamo verso l'esterno e notiamo tutto l'esterno, però non ci rivolgiamo troppo verso l'interno, forse non abbiamo il coraggio di affrontarlo noi stessi. Renderci liberi prima dentro, non so se mi sono spiegata, ecco. Benissimo. Posso aggiungere? Scusate, ecco, mi allaccio proprio a questo discorso e anche a quello di prima, in merito Prego, prima le donne. all'aggressività che hanno queste persone repressa nel loro mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Bisognerebbe veramente riuscire a staccarsi da quelli che sono i propri problemi. Io certe volte dico, no, quando sono immersa in una situazione incresciosa, cosa faccio? Respiro un attimo e faccio un passo fuori da me. Cioè, è come se stessi a guardarmi cosa sta succedendo, no? E allora questo mi consente di dire, ma alla fine cerco di essere un'altra persona e di valutare oggettivamente quello che mi sta succedendo. Allora forse riesco magari a non avere il moto di rabbia, che per carità ce l'ho anch'io, non so mica, cioè magari nei confronti di chi in quel momento non c'entra niente, però la situazione stessa, la frustrazione che magari mi porto dentro per determinate situazioni lavorative, familiari soprattutto, eccetera, eccetera, mi consentono con questo escamotage di essere un po' più soft anche nei confronti di chi, ecco, faccio l'esempio del ragazzo lì del furgone che ti ha mandato a fanculo. Se lui ha delle frustrazioni lavorative perché ha fretta, perché eccetera, eccetera, se riuscisse a estraniarsi un attimo da quello che è il suo stato d'animo, forse ti avrebbe risposto diversamente. Avrebbe capito che gli avevi fatto notare, ha ragione, questa cosa. Ecco tutto qui. Grazie. Allora, è stata una cosa bella. C'era una persona nuova che non ha mai parlato, che ha detto spazio alle donne e quindi ha aspettato. Elias, mi sembra, si chiamasse? Non lo trovo più. Lui sì, Elias, stay positive. Ecco, eccoti. Elias. Ah, forse non riesce. Entra e esce. Niente. Elias, riesci a parlare? Ho visto avevi aperto il microfono. Mi sentite? Sì.
Forte e chiaro? Perché io vi sento un po' disturbato, però posso comunque fare il discorso. Allora, un po' lontano, però ti sentiamo. Ok. Allora, io posso capire, diciamo, il mio ex collega, perché anch'io facevo il suo lavoro, e vi posso garantire che, come comunque tutti gli autisti che quando entrano in macchina si trasformano, con la pressione che c'è nei magazzini farmaceutici o qualsiasi altro magazzino dove un fattorino deve fare la consegna, vi assicuro che trasforma la gente. Quindi inconsapevolmente, io che sono dovuto andare all'estero per allontanarmi da tutto questo stress, perché sennò mi ammalavo pure, mi deprimevo, eccetera, eccetera, ti dico, vale, ti aiuta a cancellare questa onta che ti ha lasciato questo, diciamo, mio ex collega, perché purtroppo, come diceva Gesù, no? Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi purtroppo io probabilmente nella sua condizione ti avrei risposto lo stesso, perché la fretta, lo stress, la gente che ti chiama sempre al telefono perché ti fanno credere che sei in ritardo, quindi magari ti fanno rischiare di fare incidenti, come per esempio anche a me è successo. È gente che praticamente è quasi sotto ipnosi, e se non si ferma un attimo, come io mi sono dovuto accorgere di dovermi fermare, e non ci salta fuori, rischia addirittura anche di rimettersi di salute, come stavo dicendo io. Credo. Va bene, grazie, solo questo intervento volevo fare. Elias, io non solo sono felicissima che tu sia intervenuto e quindi sia una persona nuova e che stia parlando. Ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di dire questo particolare. Al di là di aver mandato questo messaggio, verrai segnalato alle forze dell'ordine che ha voluto scuotere un attimo l'anima di quel ragazzo, io non farò niente. Per quale motivo? E non mi sono sentita offesa, perché poi al suo ritorno è salito sul furgone, si è spostato col furgone, si è messo in una posizione diversa, era comunque errata perché era su un parcheggio invalidi. Però si è spostato e ha continuato a fare le altre due o tre consegne che aveva proprio sempre qui. Per me già quella è una risposta. E mi sarei anche avvicinato, gli avrei fatto una chiarezza e gli avrei detto bravo. Questo bravo, allora ti ringrazio che mi hai detto questa cosa, ti ringrazio, perché questo è quello che a me manca ancora. A me adesso manca quell'ulteriore avvicinamento a chi si è sentito scosso, e ancora non sono riuscita a fare questo salto di crescita, nel senso che io purtroppo riesco ad essere espansiva nei sentimenti soltanto con i miei figli. Le mie sorelle, probabilmente anche questo. Le mie sorelle. Devi avere un pizzico di follia, giusto quel secondo lì per fare quel passo. Poi dopo ti puoi chiudere a ostrica come vuoi tu. Però parlo giusto per quello che serve. Ti ringrazio perché mi hai dato quell'input della follia, e forse devo utilizzare quella parte lì per poter utilizzare l'altra. Grazie perché mi hai dato una bellissima spinta. Io purtroppo non riesco ad esprimere, nonostante sembri una che abbraccia, bacia, fa, in realtà non è proprio così. Sì, abbraccio e bacio. Aspetta lì, chiudo il microfono, se no non riesco a sentire. Elias, ridimmi quello che stavi dicendo, per favore, perché l'ho perso avendo il microfono aperto. Devi vestire i panni della recitazione, la brava napoletana, per un due secondi, totizzati un po', diventa un poco De Curtis, chiama la sua, fatti possedere da De Curtis, metti su due scenette napoletane, ciao, e tutti si fanno una risata, tutti sono felici. L'importante è mettere quel pizzico di follia, basta un poco di più, no? E la pillola va giù, no? Ecco, allora, fagliela mandare giù sta pillola, punto. Cioè, io anche nel
al posto del corriere esasperato, stressato, quello che è, se incontro una persona che anche se manda fa culo, comunque mi tratta così, magari con una persona che ci penso e una risata la faccio. Quindi qualcosa la vai a smuovere, non ti preoccupare che la vai a smuovere. Sì, è vero, ti ringrazio tantissimo, perché io effettivamente poi rimango in quella durezza o comunque rimango in quella espressione un po' di chiusura, e invece no, devo poi essere, magari ecco, prendere l'occasione e dare quella dolcezza. Questo potrebbe aiutarmi anche in generale nella vita, perché io non sono stata capace di mantenermi i miei uomini proprio perché non sono la classica femmina che è dolce, mansueta. Adesso Luca ti porterà degli uomini, Luca. No, no, sto bene così, grazie. Ma più che altro magari lo sarò nel momento giusto, perché le mie sorelle a volte mi guardano e mi fanno va bene, allora te lo do io un bacio, va bene, adesso ti abbraccio ma non perché non le voglio bene, ma perché è più forte di me, probabilmente perché mi è mancato da roba sulla quale ho lavorato, probabilmente mi è mancato da piccola, e quindi è ovvio che poi mi viene difficile, e sono così soltanto con i miei figli, perché c'è un qualcosa di diverso, no? I miei figli sono me, la mia vita, quindi è ovvio che me li sbaciucchio in continuazione, che me li abbraccio, che anzi, quando a volte mi danno quei bacetti veloci veloci, gli faccio, cioè non è che mi hai dato un bacio, però questo non era un bacio però grazie, perché bello, bello anche questa visione, fantastica. Queste dirette stanno diventando ridicole, devo dire, proprio ridicole. Piccole, superficiali, non portano nulla. Diventassero così tutte le chat ridicole come quella che sta diventando la nostra, saremmo arrivati a Dao. No, ma guardate che stiamo crescendo tanto, secondo me, perché anche quest'ultima osservazione di andare dal ragazzo nel furgone è stata straordinaria. Complimenti, l'apprezzo e ha insegnato molto anche a me. Una bomba, cioè la stessa anima che è stato in quella condizione interviene e mette luce sulla possibilità di vedere in un altro modo la conciliazione, la soluzione. Cioè, è una bomba. Cioè, cosa vuoi dire di più? Cosa vuoi aggiungere di più? A suggello di quello che dicevamo e anche del lavoro e tutto il resto, bisogna ricordare la totale distruzione dei diritti del lavoratore sanciti in Costituzione, che è avvenuta soprattutto negli ultimi 20-30 anni. Ed è quasi come se ci spingessero ad essere, no, sempre incalzati, sempre, no? Poi la situazione economica. E a proposito di questo, io volevo ricordarti, ad aumentare la lista delle cose di cui devi parlare, però non, se vuoi ovviamente, se ci sarà tempo, tu quando leggesti la Gazzetta del 72, quella illuminante Gazzetta del 72, parlasti della progressiva finanziarizzazione della società, dell'economia della società, che era già, che si poteva anche notare nelle gazzette. E io reputo quella cosa molto interessante, però ovviamente la lista è lunga. No, perché si parte da là alla fine, no? Inizia con questa finanziarizzazione degli anni 70, quasi sotto traccia, si passa all'81 con la divisione della Banca d'Italia dal Tesoro, e quindi il debito non più, gli economisti seri te lo potranno spiegare, fino all'81 era come una partita di giro, cioè era lo Stato che finanziava se stesso e quindi non doveva dare nulla a nessuno sostanzialmente. Poi diventano invece, il debito diventa il mercato,
E quindi bisognava indebitarsi con il mercato, con i privati, i grossi privati, non mettere certamente. E insomma, è stato tutto un progressivo lavoro. Poi il 1992, annus horribilis per tanti motivi, la crisi finanziaria 2008-2011, il Jobs Act di Renzi, la fine dell'articolo 18, che è un minimo di sovrapposizione con i diritti sanciti in Costituzione, c'era quantomeno nell'articolo 18, un minimo. E poi siamo tutti qui a bestemmiare dalla mattina alla sera quando lavoriamo, insomma. Concordo su tutto. Aiuto, ho la batteria anche di questo telefono che è andata, finita. Mi ha avvisato e quindi vorrei non perdere la diretta. Allora, ci diamo un appuntamento, mezzogiorno e 22, 12 e 22, bellissimo numero. Io direi, lasciamoci perché ci eravamo preventivati all'una di trattare i due termini. Lasciamoci per un po', ci rivediamo, ci riprendiamo magari tra un'oretta e partiamo con quell'argomento lì, con quei due termini. Buon pranzo, spero di ritrovarvi tutti e anche di più. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie Fabio. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.